Bentornati amici con i playoff. Ieri sera è stata una serata di merda, proprio di merda, è andata malissimo. Ci sono stati due episodi, tra l'altro pure quello dell'altro giorno di Sturaro che mi... Nagatomo potrebbe giocare a bocce insieme a Sturaro. E vabbè, poi Nagatomo e Sturaro poteva giocare a nascondino quel giorno, vabbè dai. Comunque hanno sbagliato sport perché... Sì, sicuramente pensavano di giocare a nascondino e a bocce, ma non è stato quello. È stata un po' la fotografia della partita, non è che non dici. È colpa di Mister Vecchi, perché non c'entra proprio niente. C'è da dire che secondo me fa schifo la squadra, ma non fa schifo la squadra sull'aspetto, secondo me sulla carta la squadra è un'ottima qualità. Solo che dai, ma come cazzo si può far vedere dei giocatori che giocano, sembra che non so, avete presente un... Sturaro come se, per dove, un attimo era un giocatore dell'Inter. Dove stanno i pazzi, come si dice? Un manicomio che cammina, non, si dispersi, come si dice? Vedono, cos'è questa cosa rotonda? La prendono in mano e cioè, non so. C'era proprio il nulla. Sono incazzato. Sì. Mi fa schifo la dirigenza, perché tu cinesi, per prendere in giro i cinesi, rispetto, ma la dirigenza dell'Inter per me fa schifo. Secondo me dovrebbe ritornare Massimo Morazzi, può essere che ha ancora le idee chiare, purtroppo, e vorrei che l'Inter ritornasse ai tempi del triplete, non dico il triplete, ma almeno secondo, terzo, la posizione che dovrebbe ritornare. Sarà difficile. Vabbè, sarà difficile. Comunque ragazzi, il fatto sta che col Crotone o vinciamo, se no dobbiamo lottare per non retrocedere in Serie B. Comunque, per il resto, parliamo anche di Juve. Una brutta gara, brutta, ma come si fa, dico io, tutto rispetto per tutti quanti, dico, però... Ci ha fatto compagnia, dai. Non si poteva salvare quella partita là, lo stesso Massimiliano Allegri ha sbagliato. Sturaro, ha detto pure che abbiamo giocato bene, ma dove? Sturaro giocava a nascondino. Ma dove abbiamo giocato bene, Allegri, dai, per favore, cioè non è inaccettabile. Avete rischiato, con la gazzetta. Ma parecchio. La gazzetta è pericoloso, dai. È forte, è un giocatore. Però il Lione, dai, non è che siete tutte queste qualità. Quindi non siete ancora qualificati. Sicuramente avrebbe vinto 4-5-0 con loro. Non siete ancora qualificati, diciamo. Vabbè, è stata rimandata. Quindi secondo me è meglio forse avere arrivare come secondi questo girone, perché forse potremmo anche incontrare, arrivando tanto, se non sbaglio, il Real Madrid è secondo. Appunto, dico, è meglio. Parecchie squadre forti sono seconde, quindi forse va bene, meglio. Dai, anzi, è meglio, forse è meglio, dai. Però è meglio vincere il tabù ancora con Siviglia. Sfatato, a Siviglia sarà sfatato, molto difficile. Vabbè, comunque ragazzi, ci devo dire, no, all'Inter wake up, sveglia, vai giù. Ragazzi, vi invito a guardare i video qua sotto, che stanno qua sotto nella handcard e qua sotto, sempre però in descrizione ci sono link per i social dove seguirci. Brigate prima e che poi scappano. E poi il resto è noia. No, cliccare mi piace con questo ragazzi. Video, condividere ed iscrivervi al nostro canale. Ciao ragazzi, fortunate Gabriele, alla prossima con i playoff. Ciao.